Il primo passo verso uno stile di vita più adeguato è la scelta degli alimenti giusti e delle modalità di cottura più salutari. Il sale. La riduzione del sale è il punto chiave per diminuire l'eccesso di liquidi. Infatti, il sale che lei assume quotidianamente tende a trattenere i liquidi e a farli accumulare, provocando gonfiore a gambe e addome, e influendo negativamente sulla capacità del suo cuore di pompare il sangue. Questo non significa che deve eliminare completamente il sale, ma dovrebbe dosarlo in modo da non superare i 2 grammi al giorno, che corrispondono ad un cucchiaino raso di sale da distribuire nelle varie pietanze. Qualche consiglio pratico. Potrebbe esserle molto utile per riuscire a limitare l'uso del sale non portare la saliera in tavola e non aggiungerne mai durante la cottura dei cibi. Insaporire le pietanze con spezie ed erbe aromatiche ed evitare i sostituti del sale che contengono alte quantità di potassio. Provi ad utilizzare il limone per condire verdure e insalate. È molto importante che lei scelga cibi freschi piuttosto che quelli inscatolati e surgelati. Dovrebbe evitare gli insaccati e il pesce sottosale, i formaggi grassi e quelli fermentati. Non si preoccupi, dopo i divieti è giunto il momento di parlare di ciò che può mangiare. Assumere almeno 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno potrà aiutarla a migliorare il controllo del colesterolo e a regolarizzare il suo intestino. Quindi scelga la migliore frutta di stagione per i suoi spuntini e verdura di ogni genere per rendere più sostanziosi i suoi pasti. Non ci sono particolari limitazioni nell'assunzione di pasta, riso e legumi. Non perda il piacere della carne. Vitello, pollo e tacchino al forno o alla griglia possono essere assunti quotidianamente, sempre se in porzioni limitate. Anche il pesce magro è un alimento consigliato in quanto contiene poche calorie, ma allo stesso tempo è ricco di proteine, vitamine e minerali. È però preferibile evitare la frittura di pesce e tutti i condimenti a base di salse, considerate troppo pesanti per il suo organismo. E i liquidi? Come ormai avrà capito, è molto importante nella sua malattia il controllo dei liquidi. Diventa per questo essenziale durante la giornata non assumere troppa acqua, di preciso non più di 1,5 litri nelle 24 ore. Per riuscire ad avere un controllo più preciso, ogni mattina potrebbe contrassegnare una bottiglia da 1,5 litri di acqua con il suo nome e portarla con sé al lavoro o durante le sue attività giornaliere. In questo modo i suoi familiari sapranno riconoscere la sua bottiglia personale e lei potrà a fine giornata capire quanta acqua ha assunto e non rischiare di bere troppo senza rendersene conto. Inoltre è bene ricordarsi che l'acqua è contenuta anche in quasi tutti i cibi, in particolare nella frutta e nella verdura. Il controllo del peso. Un'altra raccomandazione molto importante da farle è il controllo costante del peso corporeo. L'accumulo di liquidi e il gonfiore diffuso potrebbero causarle un aumento del peso corporeo abituale. È fondamentale quindi prendere l'abitudine di pesarsi ogni giorno, utilizzando sempre la stessa bilancia e se possibile nelle stesse condizioni, per esempio sempre la mattina o sempre la sera. Se le capitasse di notare un improvviso aumento di peso, ad esempio oltre 2 kg nel giro di 2 o 3 giorni, è necessario che lei contatti il suo medico, che potrebbe aumentarle la dose di diuretico. Sicuramente fino ad oggi avrà sentito molti pareri diversi riguardo questo argomento. Qualcuno potrebbe perfino averle detto che è assolutamente vietato fare movimento con la sua malattia.
Al contrario, deve sapere che molti studi hanno dimostrato che svolgere un'attività fisica regolare aiuta a sentirsi più in forma, a lavorare meglio e a migliorare il proprio aspetto, soprattutto nello scompenso cardiaco. Infatti, l'esercizio può aiutare il suo cuore a pompare sangue in modo più efficace e a diminuirne il carico di lavoro e di conseguenza a migliorare i sintomi. Sarebbe quindi opportuno per lei consultare il suo medico, che potrà darle informazioni sui programmi di riabilitazione cardiaca offerti dall'ospedale o dalle cliniche della sua zona. È importante ricordarle che anche questo è un processo graduale, che dovrebbe iniziare lentamente. Qualche consiglio pratico. Pensi all'attività che le piace di più e inizi con il sostegno di amici e familiari a svolgerla quotidianamente. Fare brevi corse o passeggiate, spostarsi in bicicletta per brevi tragitti, dedicarsi al giardinaggio o a moderati lavori domestici, salire a piedi le scale. Sono tutte attività che potranno lentamente abituare il suo organismo all'esercizio. Dopo il primo periodo di allenamento potrà così raggiungere il suo equilibrio. Le consigliamo di bere un po' d'acqua anche durante e dopo l'attività fisica se ne sente il bisogno, cercando però di non superare i limiti spiegati prima. Sarebbe molto utile per lei riuscire a mantenere un ritmo di attività costante, 30 minuti al giorno per la maggior parte dei giorni della settimana. È altrettanto importante trovare alcuni momenti per riposarsi e rilassarsi, in cui il cuore si può preparare all'attività fisica da svolgere. Infine, deve prestare attenzione alla reazione del suo organismo. Lo sforzo compiuto deve essere moderato e se si rende conto che questo la porta ad avere il fiato corto, deve diminuire l'intensità dell'esercizio. Il fumo. In molti le avranno già spiegato quanto sia nocivo il fumo per gli organi del nostro corpo, ma probabilmente non conosce i reali danni che può causare sul cuore nelle sue condizioni. Ogni sigaretta accesa porta il suo cuore già affaticato a dover lavorare di più, in quanto le arterie tendono a restringersi. Viene ostacolato il trasporto di ossigeno e il battito cardiaco sarà accelerato perché il cuore dovrà sforzarsi di più per riuscire a pompare sangue in tutto l'organismo. Nel decidere di smettere di fumare, dovrebbe ripensare a tutti questi elementi e diventare consapevole dei benefici che otterrà grazie a questa scelta. È giusto che lei sappia fin dall'inizio che non sarà un percorso semplice e che ci saranno dei momenti, soprattutto nei primi giorni di astinenza, in cui le sembrerà di non poter resistere al desiderio di fumare, provando un senso di rabbia e nervosismo. Un consiglio utile in questi casi è bere un bicchiere d'acqua a piccoli sorsi, tenendo l'acqua in bocca per qualche secondo prima di ingoiarla. È inoltre fondamentale, per spezzare la tensione del momento, distrarsi per qualche minuto con un'attività che le piace, masticare una gomma o una caramella o tenere le mani occupate. Inoltre, se i suoi sforzi non bastassero, potrebbe parlarne con il suo medico, che se necessario le prescriverà dei farmaci sostitutivi della nicotina. E informarsi attraverso il numero verde contro il fumo 800 55 40 88 sul centro antifumo più vicino alla sua zona.